Allora Federico, tu sei già microfonato, ben trovato. Grazie. Sei il nuovo vincitore 2023 del Teatro dei Sogni. Così dicono. Così dicono. Ma così è, perché così ti è. Abbiamo visto e ti abbiamo incoronato. Cosa ci suoni con questo? Allora, con questo strumento? Allora, ci suoni i sogni. Vi lascio a Federico e alla sua arte che è la magia. La magia. L'illusionismo. Buon spettacolo. Grazie. Bene, stasera voglio parlarvi di un argomento particolare che è le probabilità. Ora vi faccio un paio di esempi su cosa intendo per probabilità in ambito musicale, dato che sicuramente saprete qualcosa. Allora, quante probabilità ci sono per un cantante non conosciuto che si mette a cantare, per esempio, in una stazione della metro, di essere visto da un produttore musicale che gli chiede un contratto e faranno un album insieme e lo farà arrivare in altissimo? Oppure, quante probabilità ci sono per una band di riuscire a fare un tour mondiale con centinaia di migliaia di spettatori, fans che li vanno a guardare senza il supporto di un agente o una casa discografica? Oppure, quante probabilità ci sono per un cantante che rilascia un singolo che diventerà una specie di hit dell'estate senza avere per esempio una campagna marketing? Ecco, io alzo le mani, metto le mani avanti, io non mi intendo tanto quanto gli altri concorrenti qua di musica, ma anche chi non se ne capisce niente come me può capire che questi tre esempi che vi ho appena fatto sono davvero 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 improbabili, sono quasi impossibile che possano riuscirci. Bene, dopo questo piccolo preludio vi dico già che la prima parte dello spettacolo sarà comandata dalle vostre scelte. Ebbene sì, perché andremo a sfidare appunto le probabilità. Per farlo ci serve un mazzo di carte. Eccolo qua. Faccio vedere, mazzo di carte da poker. Ecco, prendiamo così. Urlate quello che dovete dire. Che carta è questa? Di che colore è questa carta? Rosso? Mi fido. La metto qua, spero si riesca a vedere. Se non si vede, fidatevi. Questa carta di che colore è? Nera. Ok, bene. Ora andiamo ad aumentare la difficoltà. Quindi vado a prendere un po' di carte e vi andrò a chiedere dalla prima fila alla seconda fila, una alla volta, di che colore pensate che sia una carta. Per esempio lei, di che colore è questa carta, secondo lei? Rosso o nera? Nera? Ok, la metto dove ci sono le nere. Questa, secondo lei, di che colore è? Rossa. Ok. Questa? Rossa. Questa? Rossa. Rossa? Vuole cambiare? Interessante. Rosso o nera? Nera. Ok. Rosso o nera? Rosso, mi sembra decisa. Vuole cambiare? No? Perfetto, decisa. Lei? Rosso o nera? Nera, perfetto. Questa? Rosso o nera? Mi sembra indeciso. Grande, grande, perfetto. Andiamo avanti. Rosso o nera? Rossa. Ok, faccio ancora un po' di carte, così aumentiamo proprio la difficoltà. Ci piace, lascio qua il mazzo. Rosso o nera? Rossa. Rosso o nera? Nera. Rosso o nera? Rosso. Rosso o nera? Lei con la maglia a strisce. Va bene, rossa. Qualcuno ha parlato, quella a destra. Rosso o nera? Sì, sì, sì. Nera, va bene. Rosso o nera? Di rosso o nero, quello che vuoi. Rosso. Oh. Rosso o nero? Rosso. Rosso o nero, rosso o nero, qualcuno dica. Nero.
Rosso nero, qualcuno parli. Rosso, l'ultima. Riditelo, riditelo. Cosa decidiamo? Alzi la mano chi vuole nero. Rosso. Facciamo... Lei, dica lei un... Rosso, va bene. Mi fido di voi, mi fido di voi. Ok, ora. Attenzione, perché quello che abbiamo fatto è una cosa particolare. Io volevo che... Qua ci sono le rosse, qua ci sono le nere. Voi avete scelto cose a caso. Rossa, nera, nera, rossa. Tutto quello che volevate. Però quello che voglio fare io era fare in modo che qua ci fossero tutte le rosse e dove c'è la carta nera tutte carte nere. Cosa molto improbabile. Poche probabilità per questa cosa, ma a noi ci piace. Ci proviamo. Rossa. Rossa. Un'altra rossa. Un'altra rossa. Ma quanto siete forti. Un'altra rossa. 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 Non lo sarei a dire. Tutte divise. Rosse e nere. Non so se si vede. Se non si vede, fidatevi. Tutte rosse e nere. Grazie. Grazie. Ora. Però voglio fare di più, non sono contento. Infatti, mi servirebbe qua un assistente. Alzi la mano qualcuno. Vuoi venire? Vuoi aiutare? Ok, vieni pure. Facciamo un applauso, per favore. Un applauso. Ok. Piacere, Federico. Come ti chiami? Anesa? Perfetto. Allora, guarda. Abbiamo qua, recupero questa carta qua. Ti chiedo di prendere una carta, quella che vuoi. Ok. Ora, non farla vedere a nessuno, guardala solo tu. E c'ho qua un pennarello. Tieni. Faccio una firma, un bel disegno grande. Intanto io mi giro. Fai quello che più ti piace. Scrivici sopra. Scrivi sopra. Apri, stampa. Fai quello che vuoi. Disegna. Fai un bel disegno, qualcosa che proprio ti deve piacere. Quando vuoi batti un colpo, dammi un pugno, così ho capito che è finito. Fai un bel disegno, una firma, qualcosa di visibile, hai finito. Ok, non farmela vedere. Ti chiedo di... Questo lo mettiamo qua. Prendi la carta e mettila dove vuoi. Ok, in mezzo. Ti chiedo di aprire così la mano. Ok. Così, chiudi con l'altra mano sopra. Ok, chiudi forte, eh. Non devono scappare. Ora proverò a trovare la tua carta. È difficile però, capiamoci. Ok? Va bene. Proviamo, eh. Lascia un po' la pressione, ok? Chiudi di nuovo forte. Secondo me questa è la tua. Che carta era la tua? Dillo, dillo. 8. Un 8. Questo è un 3. Difficile. Però quante probabilità c'erano che io avrei potuto azzeccare la carta? Pochissime, sono tante carte. Ma sai cosa? Quante probabilità ci sarebbero se facessi scomparire il mazzo dalle tue mani e facessi rimanere solo la tua carta? Pochissime, è impossibile. Tu lo senti il mazzo? Sì? E se ti dicessi, se vi dicessi che il mazzo non c'è, mi crederesti? Lo senti? Lo senti? Dillo? Lo senti? Secondo me è già venuto qualcosa. Apri le mani per favore. Guarda. Le carte sono tutte sparite? Tutte? Tutte? Grazie. Tranne una. 8 di quadri. Forza Albania. Firmato la nostra Nesa. Grazie mille. Grazie.
Grazie, grazie milanesa, grazie mille, te la regalo, puoi portartela come ricordo, grazie mille. Federico grazie. Zanin, il nostro illusionista, nonché campione 2023 del Teatro dei Sogni, complimenti sì. Federico. Grazie.